come prestazione l'Udinese l'ha fatta, insomma. Anzi, forse ci porti un po' l'umore dello spogliatoio adesso, al di là della situazione difficile complessivamente, forse c'era veramente l'illusione che stasera un punto a casa almeno si potesse portare, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Era una partita con atteggiamento giusto. Sì, al finale ha mancato solo il punto, ma adesso dobbiamo guardare avanti, testa alta. E arrivano le prossime partite dove dobbiamo fare punti. Ma secondo te c'è stata tanta attenzione dell'Inter nel finale o in che cosa effettivamente magari siete calati per essere stati ripresi così? No, sappiamo che l'Inter vuole vincere, anche noi vogliamo vincere, ma l'Inter ha giocato bene, per noi era un punto molto importante, per quello abbiamo difeso fino all'ultimo minuto, poi hanno fatto il gol, fa tanto male mentalmente, ma dobbiamo guardare avanti, come ho detto. Studi. Ciao Luca Toni, ciao Lazar. Sì, ciao, buonasera. Volevo farti questa domanda, che magari sei anche il giocatore più importante di questo, secondo me, più tecnico di questa Udinese. Il problema non è tanto stasera dell'Udinese, perché voi avete fatto molti punti con le grandi squadre, stasera avevate una grande squadra di fronte, ma come mai non avete questa grinta, questa voglia con le squadre della vostra, diciamo, della vostra fascia? Perché trovarvi in questa situazione è proprio perché quando giocate contro le squadre di pari classifica non mettete questa cattiveria, questa rabbia come stasera. Sì, è una domanda molto difficile, perché sappiamo anche noi questo, ma dobbiamo risolvere, perché alla fine sono quelli 5 partite contro quelli in zona nostra, quindi dobbiamo fare meglio. Sì, solo quello.